Nel sommario vi abbiamo dato lo scenario politico, le grandi linee della politica italiana, ma adesso vogliamo scendere in dettaglio ed esaminare per bene come si è svolto la campagna elettorale in Basilicata e quali sono le linee effettive emerse dalla consultazione. E lo facciamo insieme al collega Renato Cantore, che per molti anni ha guidato la redazione della RAI a Potenza. A te la linea, Renato. Ma intanto grazie per avermi chiamato, grazie per ma io, guarda, direi che non serve il controluce, perché la luce mi sembra abbagliante quasi. E il guaio è che nessuno sembra volerla utilizzare per vedere le cose. Cioè, anche la narrazione che si va facendo in questi 2 giorni sul risultato elettorale, secondo me, denota o la scarsa conoscenza della realtà della Basilicata o un po' di malafede. Cioè, come fa il nuovo segretario del Partito Democratico a dire che tutto sommato se la sono cavata? Qui c'è una cosa che emerge in tutta chiarezza, che il centro-sinistra ha avuto una debacle che va anche al di là del quadro nazionale, perché in questa vicenda elettorale ha sostanzialmente dilapidato un patrimonio di governo, di amministrazione, anche di buone pratiche, che durava da 25 anni e che è crollato. Certo, c'era un quadro nazionale difficile, c'erano state delle difficoltà, però la verità è che c'è. Da queste elezioni c'è un solo sconfitto, che è il centro-sinistra e al suo interno il Partito Democratico, che pensa, caro direttore, addirittura se volevi cercare sulla scheda elettorale il simbolo del PD, dovevi andare a vedere una cosina piccola piccola finita in fondo a un grande cerchio dove c'era scritto Comunità Democratiche, quasi che il PD si volesse nascondere dalla vista dell'elettore. Altro che buon risultato. Ecco, questo è il primo elemento che io vorrei dire. L'altro, c'è stata una campagna elettorale nella quale di tutto si è parlato fuorché dei problemi di questa regione. È stata una vetrina nazionale con i leader che hanno percorso la Basilicata da nord a sud. Pensa che in 25 anni Berlusconi non si era mai visto. Questa volta è stato in Basilicata, credo, per 2 o 3 giorni, per darti l'idea di quello che è successo. Quindi è stata utilizzata questa regione come un test muscolare tra i protagonisti della polemica nazionale. Ora, noi sappiamo bene che da oggi in poi questi leader politici non si faranno vedere più, perché è una regione che conta 500.000 abitanti, che ha indici di spopolamento terribili, pensa che gola possa fare alla dirigenza politica nazionale. E quindi, come dire, quello che sorprende è la mancanza di autocritica che viene dopo questo risultato così sconvolgente. Non ho sentito riflessioni, autocritiche e considerazioni. Sembra che tutto sia andato tutto sommato benino anche per gli sconfitti. C'è la solita corsa a dire che tutti hanno vinto. Non è così. Ci sono degli sconfitti, c'è un patrimonio politico che è stato, diciamo, dimenticato. Tu ricorderai il mito così della buona amministrazione, del buon governo, risale ai tempi di Emilio Colombo. Ecco, c'è tutta una tradizione che è stata dilapidata, e il centro-sinistra è apparso come un crogiolo di piccole consorterie in lotta fra di loro, che sono sembrate più spartirsi la sconfitta che tentare la vittoria. Ultima cosa dico, alla fine, con questa anche cosa piuttosto discutibile, che bisogna ricorrere alla società civile,
hanno presentato all'ultimo momento una bravissima persona, un farmacista molto stimato, ma che, come dire, di politica non ci capiva niente, e anche siccome una brava persona lo ha anche confessato, è andato davanti al direttore praticamente a dire: scusate, io non ci capisco niente, però datemi una mano e vediamo che cosa si può fare. Beh. Pensa se in queste condizioni potevano tentare di vincere le elezioni. Bene, grazie per questa panoramica e buon lavoro. Ci sentiamo qualche altra volta. Ciao. Buon lavoro a te. Grazie. Ciao.